Dovrà rappresentare circa il 35% delle vendite di Jaguar da qui al 2018. Queste le importanti attese per la XE, la nuova berlina del Giaguaro, che si propone come prima alternativa alle premium tedesche, puntando sulla medesima qualità costruttiva e un divertimento di guida davvero tutto anglosassone. Una vettura da godere che vediamo insieme nel prossimo servizio. I'm on the late night coming, yeah. Vi ricordate la Jaguar X-Type? Non fu proprio la storia di un successo, anzi più un costo che un guadagno. Si calcola nel bilancio complessivo una perdita di 4.500 euro per ogni unità venduta. A lasciarsi definitivamente la storia alle spalle ed aprire un nuovo capitolo, oggi ci pensa la nuovissima XE. Una scommessa che ha messo sul piatto qualcosa come 2 miliardi di sterline di investimento. Un vero e proprio assalto alle berline teutoniche, senza se e senza ma. Per ottenere tutto questo, da un lato Jaguar si ridisegna sulla base di nuove linee meno fedeli alla tradizione e più in linea con il resto della blasonata concorrenza. Dall'altro punta a quella nota sportiva che la contraddistingue da sempre. Naturalmente la battaglia sarebbe persa in partenza se non si passasse attraverso una qualità costruttiva senza compromessi. La XE è la prima a utilizzare i nuovi motori della famiglia Ingenium, con consumi ed emissioni di CO2 ai vertici della categoria. Telaio in alluminio e per il 75% riciclato. Per il mercato italiano si preannuncia molto interessante la versione 2000 diesel da 180 cavalli, una guida brillante e avvantaggiata dal cambio automatico a 8 rapporti. Ma è disponibile anche uno manuale a 6 marce. La coppia assicura un'elevata sportività, ben 430 Nm. Un'ulteriore buona notizia arriva dai consumi estremamente contenuti. Nella modalità Eco si percorrono 24 km con un litro di gasolio. Ed è proprio sul contenimento dei prezzi che Jaguar vuole infastidire la concorrenza tedesca. Il 2 litri diesel di cui abbiamo parlato, per esempio, partirà da 37.750 euro. Jaguar XE, sul mercato dal prossimo mese di maggio, rappresenta solo l'inizio di una serie di modelli, probabilmente 6. Si comincerà con la nuova generazione della XF per proseguire con la crossover F-Pace prevista per il 2016.